Dal 1 settembre è cambiata la geografia delle presidenze scolastiche. Quasi tutti i dirigenti hanno il doppio incarico per far fronte alla carenza cronica dei presidi. Il prossimo anno, con il concorso che verrà indetto entro la fine del 2018, la situazione dovrebbe migliorare, ma per ora l'ufficio scolastico regionale ha dovuto lavorare su uno scacchiere molto complicato. La prima novità è l'Istituto Comprensivo Pertini di Vernio, dove Daniele Sant'Agati, titolare al Datini, è stato trasferito all'Istituto Castellani. Il suo posto è stato invece assegnato a Stefano Gestri, preside al Liceo Copernico. Per Gestri è il primo anno di doppio incarico. Al Margheritac di Montemurlo arriva Giovanna Annunziata, che continuerà a dirigere anche il Convitto. Siamo contenti che a Montemurlo arrivi una donna, ha spiegato l'assessore alla pubblica istruzione Rosella De Masi. Sicuramente è un incarico complesso per numero di allievi e per presenze di stranieri, ma sono anche certa che ci sarà una stretta collaborazione con il corpo docente. Dispiace che in tanti istituti si sia dovuto ricorrere alla doppia reggenza. De Masi ad agosto, quando Paolo Calusi è stato trasferito a Castiglione dei Pepoli, aveva manifestato preoccupazione per le sorti dell'istituto comprensivo. Immutate le altre reggenze. Alle convenevoli resta Stefano Pollini, titolare anche al Gramsci Keynes. Al Pontone di Carmignano Mario Di Carlo, che continua a dirigere il Rodari Cicognini. Alle Milani confermata Sandra Bolognesi, titolare del posto di preside alle Lippi. Alle Gandhi resta Alessandro Giorni, che mantiene la dirigenza alle Cironi, mentre Paola Toccafondi mantiene Puddo e Malaparte. Maria Grazia Fabri confermata all'Istituto Pacetti al Dagomari. Tiziano Perucci allieve al Marconi. Giuseppina Cappellini resta al comprensivo Mazzoni e al centro provinciale per l'istruzione adulti.